Dunque, le prime tre votazioni per l'elezione del presidente della nuova Assemblea Legislativa Regionale sono andate secondo le previsioni della vigilia. Salvo un voto anche per apporsi nella prima, l'esito delle tre votazioni, nelle quali era necessario raggiungere un quorum dei 4/5 dell'Assemblea, è stato identico. 20 schede bianche e una preferenza per il consigliere di Umbria più uguale Giuseppe Biancarelli. I lavori sono stati quindi sospesi e a Silvano Rometti, che presiedeva la seduta in qualità di consigliere più anziano, non è restato altro che aggiornarli per le ore 15:30 di domani 10 luglio. Era stato proprio Rometti a dare il via ufficiale alla 10ª legislatura regionale, con un intervento di saluto e di augurio di buon lavoro alla presidente Marini e ai colleghi consiglieri. Il capogruppo e segretario regionale del Partito Democratico Giacomo Leonelli, intervenuto nella discussione generale, ha presentato a nome del PD la candidatura alla presidenza dell'Assemblea di Donatella Porzi, motivando la proposta sia per la competenza e le doti riconosciute alla neo consigliera regionale, che nella recente consultazione ha conseguito il maggior numero di preferenze, sia perché, se eletta, la Porzi sarebbe la prima donna a presiedere il massimo organo regionale umbro. Il portavoce del centrodestra Claudio Ricci ha confermato che il suo gruppo farà una opposizione trasparente, incisiva, ma anche costruttiva. Ha espresso apprezzamento per la candidatura di Donatella Porzi, soprattutto per la novità che rappresenterebbe l'elezione, per la prima volta, di una donna alla presidenza dell'Assemblea Legislativa Regionale, annunciando scheda bianca come un segnale, in un certo senso positivo, per la proposta di Leonelli. Dopo gli interventi dei rappresentanti del Movimento 5 Stelle, Andrea Liberati e Maria Grazia Carbonari, che hanno annunciato il loro programma di legislatura, affermando che non concederanno sconti ad alcuno e chiedendo serietà e riduzione della spesa, ha preso la parola la presidente della Regione, Catiuscia Marini. Per la Marini, la candidatura della Porzi merita l'attenzione di tutti i consiglieri, non solo per la novità assoluta per l'Umbria di avere quale presidente dell'Assemblea Legislativa una donna, addirittura al suo primo mandato,
ma anche per la competenza dimostrata negli incarichi dell'ultimo decennio. In precedenza, la Marini aveva richiamato i temi all'ordine del giorno nelle regioni, il loro ruolo e le loro funzioni in relazione alla riforma costituzionale e a quella del Senato, nonché la collaborazione con il governo per l'accoglienza dei migranti. Argomenti questi, ha ricordato la governatrice, che sono stati trattati dai presidenti delle regioni nell'incontro con il capo dello Stato di questa mattina. Poi le tre votazioni che hanno portato ad un nulla di fatto per questo pomeriggio. Domani si vedrà.